la fotografia è stata soltanto lo strumento per registrare la partecipazione, l'incontro di tante amiche che erano entusiaste di partecipare a questo gioco di svelamento del proprio essere al mondo, che nel farlo rivelava la presa di coscienza dell'induzione da parte di modelli maschili che da secoli suggeriscono e guidano la nostra possibile, improbabile identità femminile. Il lavoro è stato un lavoro di ipotesi sull'identità femminile, ben sapendo che era improbabile che cogliessimo attraverso uno strumento come l'immagine, che fissa un attimo dello scorrere della vita, era impossibile cogliere l'identità. E quindi il travestimento, il trucco e il camouflage era semplicemente un gioco cosciente dove per la prima volta cercavamo di svelare questa induzione dell'immagine femminile costruita dal maschile. All'Accademia di Brera, ovviamente, io ho studiato pittura e quindi ero stata educata alla banalità del quadretto dipinto che ormai nella storia della pittura e dell'arte era scaduto, non possedeva più l'aura di cui parlava Benjamin, insomma. Allora, per uscire sapendo che rinunciando alla pittura rinunciavo all'aura, ho scelto uno strumento più diretto e più immediato per cercare di comunicare con le mie amiche e con il mondo per certi versi. Riflettevo sul fatto che nella storia le artiste grandi che c'erano state, come Artemisia Gentileschi, come le Anguissola, eccetera, eccetera, erano tutte figlie, sorelle di artisti. E riflettendo su questo fatto, immaginavo che comunque il linguaggio dell'arte era stato inventato dal maschile. Per me non c'era discorso, era stato inventato dal maschile, punto. E quindi, se si arrivava a questa coscienza, era assolutamente necessario che noi donne inventassimo, visto che siamo diverse, siamo differenti, un nostro modo di fare qualche cosa che poteva anche non essere più arte. Magari lo chiamavamo in un altro modo, ma io sentivo questa esigenza. E dentro il movimento femminista avevo tentato di portare questa mia acquisizione, ma non veniva accettata perché in quegli anni, nei primi anni 70, veniva recuperata tutta quella serie di figure artistiche femminili che erano state cancellate dalla storia dell'arte. E che secondo le mie amiche, soprattutto una o due con cui spesso c'era un contrasto, queste figure femminili non erano delle inventrici di linguaggi come possono essere stati, non so, Caravaggio o Leonardo o le varie figure maschili, cioè i linguaggi li avevano inventati loro e noi ci adeguavamo a questi linguaggi. Più avanti c'è stata una filosofa che si chiama Grande, che si chiama Cavarero, che diceva che noi siamo abitate dal linguaggio estraneo e che siamo estranee a quel linguaggio e che se usiamo quel linguaggio è evidente che non possiamo che dire la nostra estraneità. Chetty La Rocca l'aveva proprio detto in una sua proposizione. Aveva detto che noi non avevamo bisogno di iscriverci a qualche altro ismo, più o meno il concetto era questo, perché eravamo impegnate a lavorare e che non potevamo esprimerci in un linguaggio che tutto sommato ci era estraneo. Lei l'aveva detto, l'ho scoperto più tardi, ma sta di fatto che intanto che io pensavo queste cose, anche Chetty La Rocca stava maturando questa coscienza. Non lo sapevo allora, ma comunque evidentemente
C'erano delle artiste che riflettevano sul linguaggio e sulla necessità di trovare dei propri modi, non solo di espressione, detto così con parole approssimative, non solo di espressione, ma anche proprio di presentazione al mondo, che non dovevano, secondo me, essere le solite fiere, mostre, eccetera, eccetera, ma dovevamo trovare anche un nostro modo di comunicare alle nostre amiche e compagne di percorso di questa rivoluzione che è stata definita la rivoluzione più lunga, dovevamo trovare dei modi diversi che fossero estranei, per esempio, alla competizione, al fatto di appartenere o no a un circuito artistico. Io ho pensato che la fotografia fosse uno strumento più neutro, oltretutto molto più veloce. Della pittura, oltre al fatto dell'uscire dall'aura, ma ben presto mi sono dovuta accorgere che come strumento era anche quello uno strumento prettamente maschile, come l'arco d'Apollo che colpisce proditoriamente da lontano e che cattura la sua preda. Allora, pensando a questo, ho cercato di decodificare il linguaggio maschile della cattura dell'immagine in un primo tempo, facendo volgere verso l'obiettivo le donne che fotografavo per la strada e quindi instaurando un dialogo con queste donne prima dello scatto. E quindi si creava una complicità. Queste fotografie colte nelle vie di Milano, dove ho cercato di fotografare sia le bambine, le adolescenti, nelle vie di Milano oppure in altri luoghi e comunque sempre con uno sfondo urbano, ho cercato di registrare tutte le età della donna, dall'adolescenza alla vecchiaia, perché mi interessava questo fluire di vita che si svolgeva. Insieme con il mio compagno Augusto Bernardi, che utilizzava le immagini che io registravo nella città, studiavamo la coazione a ripetere che la condizione urbana ti induce e quindi registravo delle sequenze urbane dove c'erano dei muri davanti ai quali passavano delle persone. Allora, io e le mie amiche abbiamo cominciato, senza essere né modelle, né attrici, né fotografe scafate. Appunto, io non avevo neanche uno studio attrezzato e l'invenzione del femminile ruoli è stata una sorta di teatro dell'esperienza nella quale, che è nato nel soggiorno di casa mia, spostando un divanetto, appendendo un pezzo di moquette alla parete, e due lampade rivolte verso il soffitto per fare una luce, per ottenere una luce quasi naturale, e con uno specchio per controllare la propria posizione prima dello scatto finale. E la macchina era fissa sul cavalletto e veniva utilizzata come fosse un elettrodomestico di cui apri e chiudi lo sportello. Già sorgeva in quegli anni, io ero una fanatica lettrice di Susan Sontag e mi ricordo perfettamente la frase in cui lei dice: chi è il soggetto della fotografia? La fotografa o chi è fotografata? Con questa frase che mi ronzava nelle orecchie, è chiaro che ritenevo che il mio lavoro fosse un lavoro collettivo. Utilizzare la macchina fotografica staticamente invece che dinamicamente come la freccia di Apollo che colpisce da lontano poteva essere un elemento di decostruzione del linguaggio utilizzato da una macchina fotografica.